nutri il tuo corpo, accarezza la tua anima. Nutrire il corpo in modo sano e accarezzare la nostra anima attraverso il benessere olistico. Sono anni che mi occupo di benessere e ho scoperto che attraverso il benessere davvero si possono trovare i benefici sia per il corpo che per l'anima. Dobbiamo imparare a volerci bene e quindi ad amare il nostro corpo, a prenderci del tempo per rilassarci, per amarci. Parte da questi elementi d'amore l'evento dell'operatrice olistica Patrizia Lo Popolo, che ha cominciato a sognare di occuparsi di bellezza da appena 15 anni. Durante gli studi a Milano, una lezione con l'insegnante di massaggi le fece scoprire un mondo nuovo, dove la melodia delle mani andava oltre la scienza, i pensieri, la razionalità, dove tutto diventava più profondo e elevato, un'arte sottile. Patrizia, durante l'evento, tenutosi nella splendida cornice di Villa Ciardi a Bisceglie, ha voluto unire il benessere del corpo a quello della mente con la dottoressa psicologa e psicoterapeuta Donatella Gramegna, con la gestione del corpo e dello stress con l'insegnante di yoga Francesca Stella e con la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Per combattere le malattie cardiovascolari dobbiamo fare un'opera di prevenzione. Prevenzione sia secondaria, qualora il paziente ha già avuto un evento acuto, ma soprattutto primaria. Oggi come oggi è difficile, o spero sarà difficile, avere un evento se si attua una buona prevenzione primaria, che non si basa soltanto sull'utilizzo di farmaci, ma soprattutto anche sullo stile di vita. Se facciamo un'opera di prevenzione primaria corretta, quindi ridurre i valori di colesterolo, abolire il fumo, migliorare l'obesità, ridurre i valori di glicemia e di colesterolo, sicuramente l'incidenza degli eventi cardiovascolari acuti nel tempo si ridurranno. Importante dunque per lo stile di vita anche una buona alimentazione, fatta con una dieta sana e non improvvisata, che nella maggior parte dei casi potrebbe essere deleteria, come ha sottolineato il biologo e nutrizionista Stefano Coratella. Attualmente poi si sono moltiplicate intolleranze e allergie a cui è importante far fronte. Noi siamo molto attenti perché si sa che oggi le intolleranze sono aumentate, quindi ci sono problemi allergologici, di intolleranze, quindi abbiamo una cucina preparata di questo genere di invitati che appunto durante i ricevimenti hanno la necessità di degustare sì le stesse pietanze degli altri ospiti, ma con un'attenzione particolare, magari privo di lattosio o privo di alcuni tipi di alimenti che possono dare fastidio alle loro problematiche.